Per quanto concerne le famiglie, l'obiettivo fondamentale sarà l'eliminazione delle tecniche basate sull'uso di questionari cartacei e la trasformazione della maggior parte delle indagini basate su contatti telefonici in tecniche miste che prevedono anche l'utilizzo di rilevatori assistiti da computer e attraverso il web. Questo conterrà al massimo i tempi e i costi delle rilevazioni garantendone la qualità. La riconversione sta avvenendo con tempi molto rapidi, nonostante la complessità del processo. Trattare e integrare i dati a fini statistici è una delle grandi sfide che abbiamo davanti, perché dobbiamo riuscire a superare la logica cosiddetta a canne d'organo, in cui ogni processo produttivo è indipendente dagli altri. Dobbiamo integrare a fini statistici i microdati provenienti dalle fonti amministrative e statistiche. Contiamo di aumentare la tempestività dell'archivio statistico delle imprese attive, realizzare l'archivio statistico delle persone fisiche attraverso l'integrazione dei dati provenienti dalle fonti amministrative, sviluppare in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica l'archivio statistico delle istituzioni pubbliche. La disponibilità di tali infrastrutture condurrà non solo a un aumento della qualità, ma aprirà la strada alla produzione di semilavorati, basati sull'integrazione delle informazioni amministrative esistenti che potranno essere messi a disposizione di tutto il sistema statistico nazionale. Ma per realizzare questi obiettivi, l'Istat non solo deve operare un significativo investimento, anche di tipo culturale, mettendo il microdato e non solo il macrodato al centro del sistema informativo. Come ricordato in precedenza, la disponibilità di strumenti di rilevazione e elaborazione dei dati a fini statistici ha consentito a nuovi soggetti di entrare nel mercato dell'informazione basata su macrodati. Ma l'Istat continua a essere il solo ente ad avere, anche per comprensibili motivi legati alla protezione della privacy, la capacità organizzativa, tecnologica e metodologica per trattare in modo integrato grandi masse di microdati a fini statistici, così da estrarre l'informazione rilevante per comprendere il funzionamento della società, come diceva prima il sindaco Alemanno, e consentire il disegno di politiche più efficaci. Questa visione implica anche un nuovo rapporto con gli enti locali, i quali diventeranno sempre più utilizzatori sul territorio di dati raccolti, integrati e trattati a fini statistici centralmente, piuttosto che soggetti a cui demandare semplicemente fasi del processo produttivo classico. In questa ottica il Sistema Statistico Nazionale può trovare un nuovo assetto basato sulla condivisione non solo dei macrodati finali, ma anche di prodotti intermedi, file di microdati utili per soddisfare esigenze informative a scala territoriale molto fine. Ma per far questo è necessario proteggere l'autonomia e l'indipendenza degli uffici di statistica che operano a livello locale. E qui torniamo alle raccomandazioni fatte nella relazione per ciò che riguarda l'innovazione istituzionale. La diffusione sarà il settore in cui i maggiori miglioramenti verranno percepiti dagli utenti. I primi frutti del progetto lanciato l'anno scorso dall'Istat sono presentati nel corso di questa conferenza. Il nuovo sito web, profondamente rinnovato nella grafica e nella navigazione, disponibile in italiano e in inglese, rende le informazioni molto più facilmente fruibili per l'utente, anche quello meno esperto. Il nuovo data warehouse di diffusione, i.stat, disponibile in italiano e in inglese, destinato a diventare il contenitore unico in cui verranno depositati i macrodati relativi a tutti i fenomeni economici, sociali e ambientali. I nuovi comunicati stampa, rivisti nel contenuto e nella forma, diventeranno essi stessi portali attraverso cui accedere con un semplice clic a contenuti informativi complementari, comprese le banche dati, ad esse correlati. I nuovi strumenti di visualizzazione grafica, che consentono la costruzione di grafici statici, ma anche dinamici. Mappe, che possono essere arricchite e trasferite in altri siti, così da integrarle con commenti, fotografie, documenti, realizzate a cura dell'utente. Tutto questo è importante, ma non basta. Nel mondo del web 2.0 e 3.0 sono gli utenti che creano nuovi contenuti rispetto
conoscitivi, non i produttori. Di conseguenza, gli utenti devono trovare le informazioni secondo formati che ne consentano in facile riutilizzo, la condivisione e l'interazione con diverse forme di visualizzazione. D'altra parte, l'Istat sa bene che i macrodati e le tabulazioni predisposte dai produttori soddisfano solo in parte la domanda di informazione statistica. Sempre più spesso gli utenti qualificati chiedono di accedere ai microdati per fini di ricerca scientifica. Nel rispetto dei limiti imposti dalle normative al riguardo, la statistica 2.0 richiede un vero e proprio salto di qualità anche negli strumenti di utilizzo dei microdati. Per questo l'Istat ha deciso di rivedere a fondo la propria politica di messa a disposizione dei dati per la ricerca e proprio in questi giorni si avranno degli incontri su questo. A partire dal 2011 l'Istat metterà a disposizione il proprio laboratorio Adele, dove ci sono i microdati per la ricerca, anche attraverso i nostri uffici regionali, quindi i ricercatori non si dovranno più spostare a Roma. L'Istat partecipa a un progetto europeo per definire tecnologie che consentano l'accesso remoto e poi la produzione di ulteriori file per la ricerca. Insieme al Ministero della Gioventù abbiamo siglato un accordo per aumentare presso i giovani la conoscenza del mercato del lavoro e degli altri fenomeni sociali, ambientali ed economici. E quindi cercheremo di cogliere nuove sfide per raggiungere un pubblico difficile, ma fondamentale per lo sviluppo del Paese. Accanto all'innovazione istituzionale, accanto all'innovazione tecnologica, serve l'innovazione culturale. Quanto fin qui descritto in termini di modifiche in corso e attese dei modelli sociali, politici, tecnologici, rende evidente come o il profilo dello statistico ufficiale evolve di conseguenza o la rapidità del cambiamento metterà in crisi, forse in maniera irreversibile, gli istituti di statistica e i sistemi statistici nazionali. Trasformare gli statistici da produttori di informazioni a generatori di conoscenza richiede un profondo cambiamento di mentalità. La rivista Wired ha recentemente indicato in una classifica delle professionalità più utili per saper vivere, ma che nessuna università insegna, l'essere in grado di trattare e comprendere le statistiche come la cosa più importante da imparare. Qualche anno fa, Hal Varian, il chief economist di Google, ha indicato la professione dello statistico come la più sexy di questo decennio, in quanto l'unica in grado di distinguere nel diluvio di dati che oggi le nostre società producono ciò che conta veramente. Analogamente Eric Schmidt, il CEO di Google, ha predetto che un giorno tutti noi saremo in grado di controllare come gli eletti al Parlamento hanno votato sui vari argomenti e attraverso dati statistici valutare cosa di positivo e di negativo quel voto ha prodotto. Questi sono solo alcuni esempi di cosa vede all'orizzonte chi scruta, in realtà, chi costruisce il futuro stesso. E la statistica è sempre lì, al centro dello scenario. Essere oggi uno statistico ufficiale vuol dire non solo essere competente nel proprio campo, ma anche essere in prima linea nella messa in pratica di quei principi di integrità e trasparenza del servizio pubblico di cui spesso si parla. Vuol dire rappresentare il proprio paese nei consessi internazionali proponendo le buone pratiche esistenti ed essendo aperti a imparare da altri. Vuol dire resistere a tentativi di invasione di campo da parte di autorità politiche nella produzione e diffusione delle informazioni. Vuol dire impegnarsi perché grazie alla statistica sempre più persone conoscano il mondo che le circonda. Così come il famoso maestro Manzi si impegnava usando uno strumento innovativo, all'epoca la TV in bianco e nero, naturalmente parlo a una certa audience, non ai più giovani, perché gli italiani imparassero la lingua italiana. Per vivere il livello statistica 2.0 bisogna assumere questa prospettiva, in modo aperto alla collaborazione con altre comunità, come quelle che in questi due giorni si incontreranno in questa città della statistica. Storici, artisti, studenti, economisti, giornalisti, rappresentanti della società civile e delle categorie produttive, tutti invitati qui per cercare nuove forme di interazione e di collaborazione al servizio del Paese. Se il futuro è dato dalla capacità di vivere la società della conoscenza, allora un istituto di statistica può essere uno dei luoghi privilegiati dove si sviluppano nuove visioni del presente e del futuro
e si contribuisce alla loro comprensione. Orientare l'intelligenza collettiva presente nella società anche verso la statistica, questa è la sfida che abbiamo davanti.